Bene, psicologia inversa in amore e seduzione. Allora, parliamo di che cosa? Della psicologia inversa. Adesso premetto che non sono nessuno, premetto che non sono un psicologo, premetto che sono uno scrittore. Quindi l'idea è quella di semplicemente analizzare il funzionamento di questa tecnica, che poi non è una tecnica, ma è bene o male un modo di rapportarsi che genera una sorta di shock emotivo, se vogliamo dire così, genera una sorta di altalena, una sorta di altalena emotiva. Il punto su cui mi voglio focalizzare è quello del tira e molla, ovvero psicologia inversa, chiamiamola psicologia inversa, psicologia inversa. Si tratta del rifiuto, no? Quando tu vai dal venditore, il venditore dice: no, vabbè, ma io penso che questo prodotto non sia per lei, forse questo è meglio per te. Si installa all'interno della tua persona un comportamento di quasi irriverente, no? Di fastidio, di competizione nei confronti con la persona, mirante a provare il contrario, cioè tu devi provare il contrario, no? Dice: no, beh, stiamo insieme, allora tu puoi scappare, non stiamo insieme e allora lo insegui. Ora, detto così, sembra una cazzata, perché dice: beh, sì, sai, come nei film queste puttanate, non è che funzioni proprio così, e poi ovviamente non è che funziona con chi non ha interesse o con chi se ne sbatte di te. Ma piuttosto funziona, quindi è un meccanismo di successo, tra virgolette, quando tu riesci a capire se l'altra persona ha un minimo di attrazione e allora lo metti in pratica. Lo metti in pratica con chi? Ovviamente se uno ti ha chiesto di uscire e vai al primo appuntamento, quindi vai, che ne so, all'appuntamento con lei, o con lui, che sia un uomo o una donna. E allora siete lì sicuramente, già che siete all'appuntamento, c'è un minimo di attrazione, quindi già implicito. Allora, mentre parlate, fai il push and pull, che sarebbe tira e molla, molla e tira, insomma, vedilo come ti pare. Ma il principio è questo: io mi complimento e poi mi decomplimento, quindi tolgo il complimento, che non è solo un complimento. Allora, se usiamo un complimento, è uno shock emotivo e basta, quindi del tipo: ah, sai, penso che questo vestito ti stia molto bene, però secondo me il bianco non è proprio il tuo colore. Cioè, nota come questa cosa, magari tu c'hai un vestito bianco che io penso che ti stia bene, magari penso pure che ti sta bene bianco, però poi te lo tolgo, cioè ti faccio il complimento, ma te lo rovino, ok? In quel caso genera uno shock emotivo. Questi shock emotivi che fanno quando avvengono in situazioni di presenza di un'altra persona, aumenta la connessione percepita con quest'altra persona. Quindi quello che accade è che tu poi crei un legame. Ora riportiamo invece dall'altra parte, cioè dal lato dove applichi una vera e propria psicologia inversa, cioè dove proprio gli poni il problema opposto, non solo al complimento, ma all'ipotetica relazione. Se tu sei con un uomo e stai con questo perché magari ti ha chiesto di uscire, eccetera, appuntamenti, queste cazzate. Il problema qual è? Il problema è che sicuramente sai già che lui è interessato, perché se no non te l'avrebbe chiesto, almeno a livello estetico, prima di conoscerti a livello interno. E quello che puoi fare è perpetrare, e quindi proiettare poi, durante la conversazione, un'immagine di voi due insieme, che è quella in cui lui spera, ma poi ritraendola. Cioè, parli dell'idea di voi due insieme. Scusate, ma qua la finestra continua ad aprirsi, c'è qualche cazzo. Parli dell'idea di riportarvi insieme. Quindi, esempio, sai, io credo che te non staremmo proprio bene insieme, e quindi già hai portato l'idea insieme, ma al contempo gliel'hai violata, cioè gliel'hai violata, si dice così, gliel'hai vietata, quindi hai messo una sorta di bando all'idea che voi due potreste stare insieme. Perché? Perché in questo modo l'idea appunto viene completamente bandita, ma proiettata. E quindi la proiezione in cui lui spera, cioè quella di dover stare insieme, dover vivere insieme, cioè stronzate così, viene tolta, però c'è stata, capito? È come dire: non pensare all'elefante rosa, tu ci hai pensato, però è difficile che non ci pensi, ma questo non è proprio simile, però il principio è sempre quello. Così facendo, poi per
continui nella discussione, nel dialogo e spieghi il perché, no? Perché comunque abbiamo delle visioni diverse, perché comunque siamo delle persone, secondo me, forse troppo differenti. E poi ridi e lanci dei segnali completamente opposti a quello che dici e ancora inverti. Nota che tutto quello che hai dato, quindi il pattern di idea di stare insieme, la situazione dove gli hai ipotizzato una relazione insieme, lui gliel'hai bruciata, gliel'hai violata, hai detto adesso non c'è più, e poi dopo magari ti comporti come una che ci starebbe, e poi non ci stai. Ed ecco che là proprio hai creato un pallone di confusione, che è quello che genera attrazione. Quindi questo è il modo per applicare la psicologia inversa, che poi non mi permetto di chiamarla psicologia inversa, mi permetto di chiamarlo semplicemente comportamento di una persona che non sa quello che vuole e che di conseguenza è anche una persona di valore, perché non è che subito io acquisto qualcosa, io ci penso prima di spendere i miei soldi. Quindi prima di pensare, no, di spendere qualcosa, tu ci pensi, lo vedi, le recensioni, stiamo attenti, qua non è che fai acquisto impulsivo. Acquisto impulsivo sei un poraccio, e fa acquisto ponderato no, e quindi tu ponderi e stai attento, dici, no, non credo che potremmo stare insieme, però poi potrei cambiare idea. Ed ecco lì che hai creato uno shock emotivo, che è quello che ti serve per scatenare l'attrazione.